Anche un po' emozionata perché vi devo presentare il professor Francesco Bruni, professore di storia della lingua italiana ultimamente all'Università di Venezia, ma prima all'Università di Napoli e all'Università di Verona, accademico dei Lincei, accademico della Crusca. Accademico, cioè, membro dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti. Basta, basta. Beh, basta, e possono bastare così. E soprattutto, in quanto accademico dei Lincei, ideatore e ispiratore di questo nostro ciclo di incontri, a quanto ne so, è stato proprio lui che, oltre a coltivare sempre costantemente i suoi interessi scientifici, negli ultimi 20 anni, direi, si è molto occupato di insegnamento dell'italiano, partendo dall'insegnamento dell'italiano scritto all'università, constatando che gli studenti universitari mostravano lacune, carenze. Questo direi negli anni 90. L'intuizione e la diagnosi erano giuste e grazie all'impulso fondamentale di Francesco Bruni, un po' in tutta Italia si sono avviati corsi di scrittura argomentativa dell'italiano, corsi di formazione che hanno dato i loro risultati. Però, procedendo poi all'indietro, il professor Bruni e altri hanno cercato di potenziare l'insegnamento dell'italiano e dell'italiano scritto in particolare nei diversi ordini e gradi di scuola. L'ultimo, forse l'ultimo progetto realizzato è proprio questo, grazie all'impegno dell'Accademia dei Lincei. Come vi ho già detto, questo nostro corso viene riprodotto, in forme simili, non identiche, ma simili in molte sedi italiane. Non le ho contate, ma da quest'anno una decina forse. Ecco, che configura naturalmente un grande impegno, non soltanto scientifico, ma anche economico, da parte dell'Accademia dei Lincei, che non solo per l'italiano, ma anche per la matematica e le scienze sta conducendo iniziative analoghe. Quindi io sono davvero felicissima di averlo qui oggi. Sono felicissima di sentirlo parlare di lingua, latte, cultura, elogio del leggere e dello scrivere, un titolo che mi ha molto incuriosito e ora sono sicura che questo latte in mezzo ma ora fra pochi minuti lo sapremo. Sapete che vi porto, cerco sempre di portare dei libri così. Questo lo conoscerete tutti perché, bene o male, forse tutti abbiamo studiato sull'italiano, elementi di storia della lingua e della cultura di Francesco Bruni, uscito nell'84, ma ancora utilizzato nei corsi universitari. Vi ringrazio e ringrazio lui soprattutto di essere qui oggi con noi e gli lascio la parola. Grazie. Buongiorno. Non imparerò mai a dire buon pomeriggio, ognuno ha i suoi difetti. Intanto vi ringrazio per essere qui e ringrazio Roberta Cella, naturalmente. Se guardiamo al sottotitolo della mia chiacchierata, elogio del leggere e dello scrivere, potrei cavarmela in mezzo minuto dicendo: beh, in fondo è sufficiente che i giovani alunni leggano e poi scrivano e riscrivano, ma mi tocca di intrattenervi fino alle 4.
e quindi devo passare al titolo, al soprattitolo. Intanto può suonare come un complimento di convenienza, però io ci credo e dunque sono contento di essere in Toscana e a Pisa, perché da quando ero giovane, 1000 anni fa o 2000, ho sempre percepito da lontano, ma frequentando Firenze, Pisa e altri centri toscani, ho sempre visto, con lo sguardo un po' dall'esterno, un particolare impegno e una particolare dedizione della scuola in Toscana, in tutti i suoi gradi, sulla base di esperienze dirette o anche indirette, sulla base cioè della conoscenza di insegnanti dei vari ordini della scuola. Mi pare che nella Toscana, almeno a partire poi dall'Ottocento in realtà, a partire dall'Ottocento, sapete che è meglio di me che in Toscana ci sono state iniziative importanti, disinteressate, dall'antologia del VSE a Firenze alle imprese della carità sociale dell'aristocrazia terriera dell'Ottocento, le scuole modello di questi grandi aristocratici che costituivano la classe dirigente del Granducato prima e della Toscana come parte del Regno d'Italia. E credo che ancora, anche oggi, in tempi naturalmente così mutati e diversi quali sono i nostri, credo, mi pare di cogliere lo stesso animo, diciamo, di generosa dedizione all'insegnamento, in un momento nel quale il nostro Paese, cosa nota a tutti, attraversa una grave crisi che non è solo economica e finanziaria e occupazionale, che non è poco, ma insomma è anche un momento di crisi intellettuale dalla quale dobbiamo uscire, dobbiamo cercare di uscire. In questo senso l'iniziativa dell'Accademia dei Lincei, un istituto che non ha come sua vocazione la dimensione dell'insegnamento, l'iniziativa dell'Accademia dei Lincei spero che possa essere utile non a risolvere i problemi, ma a contribuire, nei limiti delle capacità e delle forze, a contribuire a rilanciare la nostra azione di studio e di insegnamento, che sia utile sia alla cultura e sia anche alla società. Lo dico in maniera enfatica, so bene che questa è solo una goccia nel mare, ma insomma ognuno cerca di fare quello che può. Dunque, mi permetto di cominciare con una citazione molto professorale, ma mi pare che qui siamo tutti insegnanti, quindi me la potete forse perdonare. Nelle prose della Volgar Lingua di Pietro Bembo si legge una definizione su lingua e favella. Dice Bembo: non si può dire che sia veramente lingua alcuna favella che non ha scrittore. Questa definizione non è allineata con l'idea che abbiamo oggi della lingua, perché noi oggi per lingua intendiamo un
facoltà di parola che prima di tutto è orale, ovviamente. E il bembo lo sa questo, non c'è bisogno che glielo spieghiamo noi, dal momento che questa oralità lui la chiama favella, cioè il favellare, vedi lo spagnolo hablar, parlare, il favellare è da lui ben riconosciuto ovviamente, ma perché la favella diventi lingua è necessaria la scrittura. E poco dopo, anzi poco prima, proprio all'inizio dell'opera, si legge in questo libro che oggi si legge soltanto per studio, perché non è una prosa così brillante, è una prosa per noi oggi piuttosto faticosa, alla quale però siamo debitori della lingua nazionale, che il bembo ha avuto il merito di estendere dalla Toscana. Sappiamo che il bembo parlava veneziano, dato che era nato a Venezia. Dicevo, il bembo, che ha avuto il grande merito di promuovere il fiorentino dallo status di lingua regionale allo status di lingua nazionale, come fu riconosciuto tra gli altri da uno studioso che sempre si ricorda in questi casi, Carlo Dionisotti, il bembo, dicevo, proprio all'inizio dell'opera osserva che altro non è lo scrivere che parlare pensatamente. Si potrebbe osservare che anche quando si parla forse è meglio pensarci sopra un po', pensarci su, diceva un altro autore al quale pure dobbiamo molto per aver rilanciato tre secoli dopo il fiorentino, Manzoni, no? Pensarci su prima di parlare. Ma dicevo, altro non è lo scrivere che parlare pensatamente, significa aver chiaro quell'impiù che la scrittura richiede da chi sia un parlante, come diciamo oggi, un parlante nativo. Ora, non mi trattengo sulle caratteristiche della oralità. L'oralità si accende, come sappiamo da tempo, su un io che parli, su un io che parli ad un tu, il quale tu poi a sua volta diventa io, quando risponde, in un luogo, qui, e in un tempo, ora. Noi siamo qui, in quest'aula, facciamo una... e c'è una interazione, come si usa dire, a senso unico, dal momento che c'è un conferenziere e c'è un pubblico di ascoltatori. Però il corso dei Lincei è interattivo e naturalmente sono auspicate discussioni, domande, e poi c'è quella parte del laboratorio che segue la prima ora. Io qui ora. Ricordo questo io qui ora, che è costitutivo dell'atto di parola, perché nella società odierna, quella che comunemente chiamiamo la società globale, la telematica ha potenziato molto, attraverso le nuove tecnologie, che ormai tanto nuove non sono più, perché ormai ci sono da parecchi anni, le nuove tecnologie incoraggiano di fatto la comunicazione immediata. I cinguettii del Twitter, i social networks, queste cose che chi è più giovane di me conosce certamente meglio di me. La società telematica, attraverso la scrittura telematica, si rifà in sostanza
a molti aspetti della oralità che vola via subito appena pronunciata. Era quello che prima della società globale, prima dei computer, prima della rete, uno studioso canadese, McLuhan, aveva definito, come suona il titolo di un libro suo di una quarantina di anni fa, il villaggio globale. Il villaggio globale era costituito dalla comunità televisiva. Con la rete, questo aspetto del villaggio forse si è potenziato e ci ha riportato a una forma di oralità scritta, per così dire. E allora questo ha cambiato molto le condizioni dell'insegnamento. C'è quest'idea che viene comunemente, continuamente riproposta di lontananza delle nuove generazioni dal libro, di estraneità dei ragazzi e ragazze ovviamente, dal circuito della cultura tradizionale. E naturalmente la scuola non credo che possa opporsi a questa situazione, deve ritrovare uno spazio suo proprio nuovo per non disperdere, per riproporre in forme adeguate all'oggi il patrimonio di cultura che la scuola per sua natura è chiamata a trasmettere alle nuove generazioni. E questo è il compito difficile che porta, lasciamo perdere i problemi più generalmente sociali, ma la scuola per definizione è quell'istituzione che trasmette un sapere, non un sapere mummificato, non un sapere anchilosato, trasmette un sapere alla generazione che viene dopo. Bene, entro questa cornice che ho cercato di descrivere sommariamente, ma che nella quale tutti noi viviamo quotidianamente, ho pensato di soffermarmi con voi su tre parole o famiglie: lingua materna, patria e nazione. Perché? Cosa c'è di comune? Cosa c'è da dire in proposito? Lingua materna, ecco il latte. Lingua materna è un'espressione antica. Sappiamo che cosa significa e collega la lingua alla madre, colei che per prima parla al neonato. E quindi la lingua materna, si diceva un tempo, è quella che si succhia insieme con il latte dal seno materno. È vero che c'è il latte in polvere e quindi non è proprio da prendersi alla lettera l'espressione, ma anche quando il latte in polvere non c'era, c'era il latte di capra o di mucca e c'era la nutrice a cui le donne, le madri di condizione alta e in seguito anche borghese affidavano l'allattamento dei figli, tuttavia già allora, per esempio nel Cinquecento toscano, per non andare lontano, già allora la lingua veniva definita materna. Quindi la lingua è collegata nella sua fase di favella, per usare la parola di Bembo, o la lingua, per usare la parola che usiamo oggi, veniva collegata alla figura materna. Poi c'è la parola patria, e patria è, non c'è bisogno di essere esperti di etimologia per cogliere immediatamente il rapporto tra la patria e il padre.
Poi c'è la nazione che, che nel latino del Medioevo non significa la nazione nel senso odierno del termine, ma significa il luogo di nascita. Quindi sono tre parole che sono legate alle origini della vita. L'espressione lingua materna, l'espressione patria, che è la piccola patria, cioè il luogo ristretto, non poniamo nel nostro caso l'Italia, ma il paesino anche dove si nasce, e nazione, il luogo anche qui dove si nasce, perché nazione appunto è collegato a nascor nasceris, natus sum nasci, ed è collegata anche a una parola di una certa importanza, che è natura, anche natura fa parte della stessa famiglia. Allora, partendo da questo esempio, uno degli infiniti esempi che si possono fare in materia, noi già possiamo cogliere un aspetto noto, ma non sempre, sul quale non sempre forse si riflette, che è questo straordinario e in parte, in gran parte, almeno finora ignoto lavorio della mente umana in rapporto a queste parole che vanno alle origini biologiche della vita. Qual è questo lavorio? È molto semplice quello che voglio dire. È la capacità che la lingua è come riflesso strettamente connesso al lavoro della mente, la capacità della lingua di assumere una grande elasticità di significati. Perché? Ma perché patria e nazione hanno poi acquisito dai significati lontani del Medioevo significati molto più estesi. Del resto c'è un esempio ancora più a portata di mano. Pensate alla parola paese. Paese può essere il piccolo centro abitato, paese può essere anche qui uno stato nazionale. I problemi del paese oggi, no? Si intende i problemi dell'Italia. Questo già ci mostra una enorme... Vedete che non sto parlando di parole difficili, non sto parlando di parole complicate, sto parlando di quello che si usa chiamare il lessico fondamentale, il lessico di base, appunto legato in questo caso alle origini della vita e all'orizzonte di ognuno, di ogni individuo, anche in giovane età. Allora, è anche interessante aggiungere che abbiamo patria, come dicevo, è in relazione al pater. Poi pater e mater sono sostantivi evidentemente connessi tra loro, che si trovano in tutte le lingue romanze, ma non solo, perché father in inglese o vater in tedesco evidentemente hanno un'origine ancora più lontana, un'origine indoeuropea, per non parlare del greco, pater, meter, meter. Abbiamo poi l'aggettivo maschile per il maschio, paternus, l'aggettivo per la femmina, maternus. Non c'è invece il corrispettivo di patrius. L'aggettivo patrius non ha come equivalente matrius, non esiste matrius, perciò lo mettiamo con l'asterisco perché è una forma che ci siamo inventata, o per meglio dire che i vocabolari etimologici del latino inventano. Qui si vede quel fatto ben noto che la società indoeuropea, perché qui appunto si risale a prima del latino, si tratta, come ho detto, di parole anche delle lingue germaniche, del greco e di non so quali altre lingue. Dunque, dicevo, patrius si collega alla patria potestà, dunque alla figura del pater familias nel diritto romano, cioè il capo della famiglia. Una società, dunque, dove non c'è
la parità dei diritti tra il padre e la madre, tra il marito e la moglie, e la figura maschile, bei tempi diranno gli inguaribili maschilisti, la figura maschile ha un'autorità che gli viene riconosciuta giuridicamente. Ecco. E quindi poi Nazio c'ha quella. Ora, che cosa voglio dire? Voglio dire che queste sono parole della lingua originaria, della lingua parlata, le quali però assumono poi significati più ampi, sono elastiche, il lessico intellettuale è molto elastico, la parola politica può assumere molti significati, e queste parole fanno parte del patrimonio di ogni parlante, il quale parlante, anche un giovane alunno della scuola media di primo grado, ogni parlante può essere invitato a riflettere su questa polisemia, su questa pluralità di significati dovuti a quella che in maniera semplice chiamo elasticità dei significati. A proposito di latte, c'è tutta una terminologia interessante. Quando ero piccolo, in una società dove i bambini erano trattati bene, ma non avevano lo stesso rango degli adulti, ho sentito dire spesso a me e ad altri bambini: «Zitto tu che ti puzza la bocca di latte». Questo lo sentivo a Perugia, da dove avevo la mia famiglia. Ce n'è un'altra che non so se dire in quest'aula solenne, purtroppo c'è la registrazione e non mi piace dire le parolacce, anche perché in pubblico se ne dicono un po' troppe, sono inflazionate, ma un'altra espressione equivalente ve la dico: era «Zitto tu», sempre ai bambini, dagli zii, sentivo, «tu parli quando pisciano le galline». Non so se voi l'avete mai sentito, perché tra Umbria e Toscana non è la distanza, non so quale sia la geografia, credo che non si usino più queste espressioni. Però si vede una società gerarchica, il padre è più importante della madre, alla quale viene riconosciuta la lingua materna, però, e tante altre cose. E del resto, passando da queste frasi, da queste espressioni idiomatiche, oggi credo abbastanza al tramonto, perché l'italiano si è liberato di molte frasi idiomatiche, di molti proverbi che non si usano più, insomma, anche in lingua letteraria c'è per esempio questa espressione, ma ce ne sono tante per carità, che prendo dalla Gerusalemme liberata: «Tu con lingua di latte anco snodavi voci indistinte». Il balbettio si legge? Un po', mica tanto, abbastanza. «Tu con lingua di latte anco snodavi voci indistinte». Con la lingua, si diceva anche, mi pare, «a te ti puzza ancora la bocca di latte, sai ancora di latte». Espressioni di questo tipo. Nel Cinquecento a Firenze dicevano mettere i lattaioli, quando crescono i denti da latte, e quando parlavano del volgare fiorentino, perché siamo a Firenze, si diceva la lingua ha appena messo i lattaioli. La lingua fiorentina, che stava diventando lingua italiana, ha messo i denti da latte. Vedrete come sarà ricca quando avrà cambiato i denti mettendo quelli definitivi. E anche Dante nel Paradiso non esita, come nelle altre due cantiche, anche nel Paradiso anche Dante
con quella sua unica capacità stilistica che gli permette l'escursione massima dal sublime a quello che apparentemente è umile, ha una similitudine, ce n'è più di una, e come Fantolin, che bambino, quindi neonato, che inver la mamma tende le braccia poi che il latte prese, per eccetera, eccetera. E nel De Vulgari Eloquentia ho trovato un'espressione straordinaria. Adamo, che Dante definisce in termini negativi, come uomo senza madre, uomo senza latte. Difficile, penso, pensare ad Adamo in questi termini, ma Dante ci ha pensato. E anche nel Paradiso Adamo è detto un pomo, o pomo, sono parole di Dante ad Adamo, o pomo, frutto, che maturo solo prodotto fosti. Adamo è nato già grande, quindi non ha succhiato il latte della mamma e non ha avuto la mamma. E si potrebbe continuare con Dante, ma per i nostri scopi è sufficiente questo. Quindi vedete come questo vocabolario di base è ricco di significati anche i più inaspettati. E forse non è impossibile, con un po' di maieutica, non citare il De Vulgari Eloquentia in latino o neanche in italiano ai più piccoli, ai piccoli allievi, ma è possibile fargli maieuticamente venir fuori questa ricchezza di significati che si ricavano da queste parole. Apparentemente, vabbè, il latte tutti sanno che cos'è, ma non sempre si riflette a queste implicazioni. Il padre, la madre, la nazione, la nascita, siamo nati in un piccolo paesino e siamo nati in Italia nello stesso tempo. O nel mondo, e per carità, sappiamo che già gli stoici avevano una concezione cosmopolitica, la patria. Ancora Dante, proprio nel De Vulgari, dice «la mia patria è il mondo», anche se era fiorentino o fiorentinissimo. Però, appunto, il problema è la scrittura, perché quando il bambino arriva a scuola, anche alla scuola elementare e poi negli ordini successivi, il bambino la lingua materna la sa. Chomsky ci ha spiegato, insomma, quale sia la facoltà innata del linguaggio che si sviluppa nella fase prescolare, la lingua spontanea, la lingua materna, appunto. E poi c'è questo valore aggiunto, prendo a prestito l'espressione dalle formule degli economisti, c'è il grande valore aggiunto della scrittura. E naturalmente non ha senso che si insegni la lingua materna a chi la lingua, appunto, materna già l'ha succhiata col latte della mamma. E non ha forse molto senso neanche insegnare a fare gli SMS o i cinguettii, che i ragazzi sanno fare meglio degli adulti, mediamente. Non ha senso mettersi contro questi usi comunicativi di oggi. Il senso della scuola, per quanto riguarda l'italiano, è altro, non di mettersi né al seguito né contro, ma di sviluppare lo spazio che solo nella scuola può essere sviluppato, che è questo di una lingua evoluta, di una lingua colta. Ora, la linguistica moderna, diversamente da Bembo, pone l'accento sul parlare, e giustamente, per cui in ogni manuale di linguistica si legge, mi limito a leggere la seconda delle due citazioni,
di un noto linguista francese, André Martinet, vale la pena di soffermarsi sul carattere vocale del linguaggio. Parliamo della lingua parlata, e perché è quella la struttura fondamentale della comunicazione intersoggettiva. E però la scuola deve sviluppare sì le abilità di oralità, ma compito propriamente suo, perché non lo fa la famiglia, non lo fa la società, non lo fanno i mezzi di comunicazione di massa, è insegnare evidentemente un uso scritto. Va bene, qui lasciamo da parte questo. Un po' di anni fa ho letto un libro che mi è sembrato molto interessante. È un libro del 1997 che si intitola La costruzione del senso di nazione, etnicismo, religione, nazionalismo, di un autore inglese, il quale ha il vantaggio di occuparsi sia della lingua nei paesi occidentali, quelli che fino a un po' di tempo fa ancora si chiamavano paesi sviluppati, sia in situazioni che riguardano paesi che una volta si chiamavano in via di sviluppo, cioè il terzo mondo, tanto per usare espressioni semplici. E mi ha interessato questo libro perché questo autore sapete, l'Inghilterra ha un antico impero, i frutti di questo impero sono vivi anche oggi che l'impero non c'è più. L'autore ha esperienza di vari paesi africani e parla molto della lingua in rapporto alle tribù africane. Sappiamo tutti, io non so nulla di, non conosco lingue africane, mi fermo presto con le lingue, però tutti sappiamo che molti paesi africani sono caratterizzati da una grande quantità di varietà linguistiche reciprocamente incomprensibili, per esempio la Nigeria, no? Ecco, ma ce ne sono tanti. Allora, l'autore in questione sottolinea con molta forza che la tribù è quell'organismo sociale ristretto che si riconosce in un capostipite reale o favoloso, non si sa, ma non è questo quello che adesso ci interessa, e che ha un suo proprio idioma. Con la fine del colonialismo, cioè con il periodo che è iniziato dopo la Seconda Guerra Mondiale, e quindi ormai parliamo di una decolonizzazione che è avvenuta da una settantina quasi di anni, c'è stata, come sappiamo, la costruzione degli stati, dei nuovi stati africani. Quelli dell'Africa mediterranea settentrionale sono paesi islamici e arabofoni, anche se l'arabo poi ha, dal Marocco alla penisola araba, ha una grande varietà inevitabilmente di realizzazioni parlate. Ma quando si è trattato di mettere insieme le tribù facendo uno Stato, e le potenze coloniali questi stati li hanno, come si sa, spesso tracciati con una linea con un segmento sulla carta geografica, un po' a casaccio in alcuni casi, e lì sono nati i problemi. D'altra parte, in ogni caso, oggettivamente, riunire queste tribù in una nuova formazione statale avrebbe comportato, in ogni caso, rivalità che tuttora insanguinano il continente e problemi, per ciò che ci riguarda, direttamente di natura linguistica.
Questo studioso, Hastings, ha messo in rilievo uno di questi paesi, la Tanzania. Il padre fondatore, la Tanzania è questa, ed è, a me mi colpisce, questo non è un fatto linguistico, me lo dovete, ho cominciato con una citazione professorale, questo invece è un fatto un po' diverso, è la terra dei ghepardi, questi felini bellissimi e fragili, i più veloci corridori del mondo. Dunque, vabbè, ma questo non parla di ghepardi, Hastings ce li ho messi io per mio, così, perché mi affascinano. Il padre fondatore della Tanzania era un socialista cattolico che aveva studiato in Inghilterra e si chiamava Julius Nyerere, detto Mwalimu, che è parola dall'arabo, che significa il maestro, perché aveva cominciato come maestro di scuola nel suo paese, sia pure con studi inglesi. Cosa fece Nyerere? Qual è stata la politica linguistica di Nyerere? Anche lui aveva un problema tra lingua scritta e lingua parlata, come ce l'abbiamo oggi in Italia, di giovani appunto lontani dalla lingua scritta. Nyerere ha promosso come lingua nazionale della Tanzania un idioma, lo Swahili, parlato appena dal 10% della popolazione della Tanzania. Un idioma minoritario. Perché ha scelto questo idioma? Non perché lui fosse di etnia, di una particolare etnia, perché lo Swahili è un idioma che è minoritario, ma si parla in molti paesi dell'Africa subsahariana. È influenzato dall'arabo, poi siamo nell'Africa che guarda verso l'Asia, sull'Africa dell'Oceano Indiano, non su quella che guarda l'Oceano Atlantico, e quindi in rapporto con l'India e in genere con il continente asiatico. Allora, lo Swahili apparve a Nyerere come l'idioma che poteva unificare le tante etnie e le tante lingue della Tanzania senza privilegiarne una a sfavore delle altre, che è un po' uno dei gravi problemi di altri paesi africani come appunto la Nigeria oggi. E per fare disegnò un sistema di istruzione a tre livelli. Un livello elementare si poteva fare nella lingua tribale, un livello di studi medi doveva essere fatto in Swahili, lingua nuova per il 90% della popolazione. E poi il livello internazionale era ovviamente, essendo stato, insomma, per motivi inutili da spiegare, era l'inglese. Per questa sua operazione, abbastanza coraggiosa, insomma, Nyerere si dette da fare con successo e, tra l'altro, tradusse in Swahili due tragedie di Shakespeare. Qui vediamo come lingua orale e lingua scritta sono due entità distinte, altrimenti non sarebbe così faticoso imparare a leggere e a scrivere, e però non vivono in regime di apartheid, non sono due mondi separati. E tradusse dunque Giulio Cesare e il Mercante di Venezia. Quindi Nyerere aveva un compito molto grande davanti a sé, e anche la lingua colta lo aiutò nella costruzione di una unità linguistica nella pluralità degli idiomi tribali e nella costruzione proprio dello Stato. Ecco.
lasciamo da parte i ghepardi. Un autore premio Nobel, un autore che ha meritato il premio Nobel, Nai Paul, caspita, sono già le quattro, ce lo ricorda anche l'orologio. Nai Paul ha scritto un autore di origine indiana, nato a Trinidad, c'ha tutta una storia molto speciale, molto particolare, di studi anche lui inglesi, ha scritto pochi anni fa, ha pubblicato un reportage sull'Africa, di cui ha visitato vari paesi. La maschera dell'Africa, un libro politicamente scorretto, che a me piace di conseguenza, dal momento che ha il vantaggio di raccontare certi aspetti del subcontinente, del continente dell'Africa sempre subsahariana, alcuni aspetti problematici e critici. Politicamente scorretto perché, insomma, l'Africa riceve molti aiuti umanitari, giustamente, e però ci sono dei problemi gravi della cultura di molti di questi paesi subsahariani, che in genere vengono un po' messi sotto il tappeto e sottaciuti, e invece bisogna anche avere il coraggio della verità. Che cosa dice Nai Paul, che è stato varie volte in Africa e dell'ultimo suo viaggio ha pubblicato questo resoconto? Ormai, come dicevo prima, i paesi africani non hanno una lunga storia alle spalle, però sono nati più di 60 anni fa, e non hanno tradizioni scrittorie. E Nai Paul fa una considerazione che colpisce. I paesi africani non hanno interesse alla storia, neanche alla propria. Non ci sono libri di storia. Non ci sono libri di storia che riguardino quel paese in generale, e poi il continente africano e in generale il mondo nel quale viviamo. I paesi africani, lui fa il nome di alcuni di questi paesi, insomma adesso è inutile che io li ricordi, i vari paesi da lui visitati mostrano poco interesse per i propri siti storici, perché anche in un paese di storia documentata corta ci sono i monumenti al padre della patria, agli eroi, ai culti, no? Monumenti alle divinità di carattere, che abbiano un valore sacrale, un valore religioso. E questi siti storici lui li ha visitati o rivisitati, trovandoli trasandati, trascurati, pieni di immondizie. E queste cose sono tra loro collegate, perché, come dice c'è una definizione di nazione che prendo da un libro di pochi anni fa, che suona in questo modo: la nazione è una relazione sociale dotata di profondità temporale e territorio delimitato. Ecco, la profondità temporale. Noi abbiamo molta retorica del passato in Italia perché abbiamo una storia lunga, spesso però questa retorica è solo retorica. È importante il passato. E se noi viviamo solo nell'io qui ora, a noi non interessa né il passato né il futuro. Le due cose sono collegate tra loro. E la memoria orale, l'oralità di Internet non ci aiuta. Internet e la società globale ci danno infinite opportunità, dai database che ci danno tante informazioni, ai voli a basso costo, all'Erasmus, cose eccellenti che 30 anni fa non erano neanche concepibili. Però questa dimensione schiacciata sull'oggi è quella che caratterizza
i bilanci dei grandi gruppi capitalistici che guardano solo al 31 dicembre di quest'anno e non si preoccupano del dopo, ma ecco perché è anche una crisi culturale, perché non c'è questa visione passato, presente, futuro. La scrittura è essenziale, questo è il lavoro della scuola, questo è il lavoro che solo la scuola può svolgere, se non lo fa la scuola non lo fa nessuno. Quindi vedete quante responsabilità. Va bene, lascio alcune altre cose e concludendo, perché è ora, intanto ho dimenticato di dire che è molto importante il lavoro che fate qui a Pisa, perché l'iniziativa dei Lincei Scuola è per l'italiano si è sviluppata in vari poli prevalentemente destinati alla secondaria di secondo grado. Invece mi sono convinto, strada facendo, ormai mi occupo da un po' più di un anno di questa attività, non da solo, c'è anche il collega Luca Seriani, e poi tanti professori qui a Pisa e nelle altre università. Dunque, dicevo, il lavoro, i colleghi della classe di scienze, perché appunto italiano è in compagnia di matematica e scienze, i colleghi di matematica e scienze ci invitano a lavorare sulla scuola secondaria di primo grado, addirittura sulle elementari, qualche cosa forse un po' più difficile per noi italianisti. E, dicevo, e quindi è molto importante, perché è quella l'età, quella della scuola secondaria di primo grado, nella quale un po' di confidenza, di familiarità con la scrittura e con il mondo colto si comincia a formare. Dopo è troppo tardi, dicono i colleghi di scienze. Temo che abbiano molte ragioni facendo questa osservazione. Quindi Pisa è quella che, e qui è mi pare il punto dove si centra meglio, forse perché Pisa è nata qualche mese dopo, insomma, quindi ci siamo un po' resi conto anche di questa esigenza speciale in questa fase di transizione importante dei giovani. E concludo ricordando come questa scuola, noi parliamo tante volte di ragazzi annoiati, di ragazzi che non si interessano, di ragazzi a cui non importano questi discorsi. E il compito difficile è farli entrare in questo circuito, insegnargli le parole o anche lavorare sulle parole di base e anche, su questo non mi soffermo, ricordare che le parole non vivono da sole, come appunto nazione, patria, madre, eccetera, lingua materna, ma fanno parte di serie, di famiglie lessicali. Nel corso che ho fatto a Venezia, che ho concluso poche settimane fa, un insegnante mi ha fatto notare che, avendo proposto ai suoi alunni un testo dove 10 o 12 parole, anche che uno presupporrebbe note, risultavano sconosciute, aveva invitato i suoi allievi a impararsi queste 12-10, questo gruppo di parole, e dopo 2 mesi non era riuscita a farglieli imparare. Allora, o i ragazzi sono cretini, che pure è possibile, qualche cretino c'è sempre in tutti gli ambienti, ci sono anche i cretini di Harvard, per esempio, no? Il cretino è una pianta universale. Però non possiamo ridurre il problema, arrangiatevi, siete stupidi. Forse il problema è che queste parole devono entrare in circolo, altrimenti rimangono, come si diceva una volta, un'altra espressione che non si dice più e che non è elegante, ma ormai ho detto prima una cosa peggiore, le parole attaccate con lo sputo, che si staccano subito perché lo sputo non è una buona colla, no? Allora bisogna farle entrare in circolo, bisogna fargliele usare, bisogna serializzarle.
non è indispensabile avere sotto mano il DIR, il dizionario dell'italiano ragionato, che è un vocabolario che raggruppa le parole italiane per famiglie, perché non ha avuto molto successo, essendo per sua natura un secondo vocabolario. Ma a fare una serialità di parole, una serie di parole legate tra loro in famiglie lessicali, questo non richiede necessariamente un vocabolario. Ognuno di noi lo può fare sulla base dell'italiano che conosce. Basta. Concludo ricordando che, oltre che un appassionato di ghepardi, non sono mai stato in Tanzania, ma li ho visti solo allo zoo, mi sono autonominato, alla mia non verde età, paladino di Malala. Lei non lo sa, ma io mi sono autonominato, non è una nomina di valore legale. Malala è la bambina che vedo che molti di voi, o forse tutti voi, conoscete, che è stata vittima di un grave, insomma è stata presa, ha preso un colpo di pistola dai simpatici talebani contrari alle scuole e soprattutto all'istruzione femminile. Malala si è miracolosamente salvata, perché aveva ottime probabilità di morire. Fu colpita, era nell'autobus che portava lei e le sue compagne a scuola. Quest'autobus fu fermato, un tale armato entrò nell'autobus, chiese chi è Malala, e quando gli occhi delle compagne istintivamente si rivolsero sulla ragazza in questione, le sparò un proiettile che le uscì da una tempia, sfiorando l'occhio. Per fortuna la bambina quindicenne fu curata prima in Pakistan, viveva in una valle, la valle dello Swat, dove i talebani erano entrati, e il padre è un attivista dei diritti civili, e insomma prima fu curata in Pakistan, poi fu portata in Inghilterra, dove è guarita al 95%, c'è solo un piccolo segno in un occhio che non si apre come l'altro di questa brutta avventura. Quando ha fatto 16 anni, l'anno scorso, Malala ha tenuto un discorso alle Nazioni Unite, era il suo compleanno, perché poi la famiglia si è trasferita in Inghilterra, dove il padre è stato assunto nell'ambasciata pakistana a Londra, e vivono in una città del circondario, non mi ricordo quale. Allora dicevo, Malala ha fatto questo discorso alle Nazioni Unite di un quarto d'ora. Io l'ho sentito, e c'è ancora in YouTube, dove nulla si distrugge, mi pare, e ha fatto il discorso, forse non l'ha proprio scritto tutto lei, ma questo non è importante, perché è interessante, colpisce molto come lei abbia letto senza gli ammiccamenti che troppe volte vediamo in televisione da parte di uomini, e soprattutto, permettetemi che lo dica, di donne, senza quegli ammiccamenti invitanti, con grande dignità, con grande fermezza. Un bel discorso in un inglese facile da capire, che si conclude, ecco, questa è Malala, è all'ospedale, e si conclude, questo è il libro che è uscito pochi mesi fa in edicola, è pubblicato da Rizzoli, un libro molto interessante che lei ha scritto insieme con una giornalista inglese esperta
dell'ambiente, diciamo, del Pakistan e dell'Afghanistan, molto, molto, molto istruttivo, e ha concluso questo suo discorso dicendo: «Women want to fight for themselves», le donne vogliono combattere per se stesse. Però, a onore di Malala, va detto che lei, benché le donne siano terribilmente discriminate, non ne ha fatto una bandiera femminista come si farebbe da noi. E ha concluso con queste parole: «One child, one teacher, one book and one pen». Non c'è il tablet, non c'è neanche la LIM. Non ho nulla contro il tablet, ce l'ho pure io nella mia borsa. La LIM in borsa non ce l'ho, ma non ho nulla neanche contro la LIM. Un bambino, un insegnante, un libro e una penna can change the world. Possono cambiare il mondo. Education is the only solution. Education first. Education significa istruzione, significa scuola. Non, è un falso amico, sono i falsi amici tra le lingue, no? E l'educazione della scuola prima di tutto. Ecco, Malala sa che quindi il problema è economico, ma è anche intellettuale e scolastico. Noi non abbiamo i talebani, per fortuna, però insomma, se Malala venisse in Italia a studiare, che cosa le insegneremmo? Malala vorrebbe tanta scienza, tanto inglese, lei è trilingue perché ha e tanta letteratura e cultura intellettuale, perché lei ha una situazione di trilinguismo, il Pashtun, perché è la etnia Pashtun che sta a cavallo tra Afghanistan e Pakistan, poi c'ha l'Urdu, che è la lingua colta, parente dello Hindi, e infine l'inglese, in questa scala appunto. E come dicevo, il desiderio di Malala è quello che appunto questo valore dell'istruzione, valore liberatorio, degno di essere perseguito di per sé e fruttifero anche di vantaggi concreti ed economici. E il nostro sforzo, non dico che sia facile, è in una situazione di un paese un po' stanco, un po' privo di vitalità, quale è l'Italia di oggi, ma speriamo di risollevarci, qualche segno forse già si vede, è di formare degli allievi motivati quasi quanto Malala. Grazie. Sforato un po', ma ne valeva la pena, quindi grazie ancora a Francesco Bruni. Magari rimandiamo alla fine dell'incontro le domande, una discussione, un dibattito, un approfondimento, e andiamo a prendere il caffè. Allora, cominciamo il... Possiamo cominciare la seconda parte? No. Allora, cominciamo la seconda parte dell'incontro di oggi con la professoressa Samuela Brunamonti dell'Istituto Comprensivo di Gavorrano, con una lunga esperienza però di insegnamento di italiano scritto all'Università di Pisa, quindi ora ha a che fare con studenti della scuola superiore di primo grado. No.
inferiore di secondo grado, va bene. Ma alle spalle anche appunto un'esperienza con studenti e con adulti. Mi raccontava anche di aver insegnato ad adulti. Sì. Quindi una vasta esperienza di insegnamento dell'italiano scritto. Le lascio la parola e la ringrazio ancora per essere qui oggi. Buonasera, ci siamo confuse tutte e due, questa scuola media che è scuola secondaria di primo grado, e ci siamo un po', sono un po' emozionata. Non vorrei, come dicevo scherzando ai miei amici, che questa associazione Bruni Brunamonti fosse solo una questione di assonanza, perché ovviamente mi sento un po' inadeguata per quest'aula così, così significativa anche per tutta l'Università di Pisa e per il relatore appunto che mi ha preceduto. La mia lezione, la mia conversazione con voi farà da ponte tra le lezioni che mi hanno preceduto e la successiva, perché la prossima settimana sarete voi a poter parlare delle vostre esperienze in classe, e anche io oggi terrò questa conversazione con voi su questo argomento: se leggere davvero insegna a scrivere, come diciamo sempre, leggi perché così scriverai bene, se c'è un fondamento in tutto questo che abbia una qualche concretezza nella nostra vita in classe, e vi porto un'esperienza didattica come voi farete nel prossimo incontro. Quindi spero di poter fare un po' da tramite, da ponte tra questi due tipi di esperienza. Come diceva Roberta Cella, ho insegnato sì didattica della scrittura all'Università di Pisa, ma diciamo ciò che mi ha messo un po' a dura prova come docente sono stati dei momenti che io scherzando definisco di didattica estrema, e cioè ho insegnato in una casa circondariale, in un carcere con detenuti di fine pena, e in circoli di scrittura destinati a persone non solo in età adulta ma anche anziani e molto anziani. Ecco, quando ti ritrovi di fronte a persone che da anni non prendono la penna in mano, ti ritrovi senza strumenti, ma non senza tablet, come diceva giustamente il professor Fasano, che diceva forse a volte noi insegnanti speriamo di non avere troppa tecnologia in classe perché questo ci chiama a cambiare un po' il nostro modo di insegnare, ma proprio ti sembra di non avere davvero niente in mano per dare indicazioni efficaci a persone che non prendono la penna in mano da anni. E quindi di fronte a queste persone ti interroghi e dici: ma tutto quello che ho studiato, che cosa mi serve adesso? È vero che leggere può insegnare a scrivere? È vero che tutti i testi che noi possiamo portare ai nostri studenti possono davvero guidarli in un mondo più complesso, come giustamente indicava il professor Bruni, che è quello della scrittura? Questa è la grande responsabilità della scuola, e non credo che quelli che io ho definito momenti di didattica estrema siano poi così lontani da quello che quotidianamente viviamo in classe, in cui i ragazzi, anche se la penna l'hanno usata magari 5 minuti prima, però che cosa significa davvero scrivere un testo in modo serio e responsabile? Spesso non lo sanno, spesso non siamo capaci di dargli gli strumenti giusti per poterlo fare. E quindi due sono state le spinte a cercare un metodo di scrittura che potesse davvero aiutarli. La prima è stata quella di trasmettere ai ragazzi, agli studenti, la passione per i libri. Ricercavo in questi giorni una poesia di Dickinson alla quale sono affezionata, che conclude dicendo: ringrazio questi parenti dello scaffale, i loro visi di pelle incantano pregustati e soddisfano ottenuti. Credo che se noi ci ritroviamo qui oggi ad ascoltarci vicendevolmente in quest'aula è perché ci riconosciamo in questa espressione di Emily Dickinson. Davvero un libro, due libri, tanti libri per noi sono stati e sono i parenti dello scaffale. Per i nostri ragazzi non è così, spesso non è così. Allora come possiamo trasmettere questa nostra passione perché arrivi a loro in un modo concreto?
questa è stata la prima spinta. L'altra è quella appunto di chiedermi se davvero c'è una relazione stretta tra il leggere e lo scrivere. Leopardi diceva: la lettura per l'arte dello scrivere è come l'esperienza per l'arte di vivere nel mondo e di conoscere gli uomini e le cose. Quindi riconosceva un legame davvero stretto, una relazione concreta. Ma in che modo? Tutti facciamo esperienza che la quantità delle letture riesce quasi per osmosi ad entrare nel mondo della scrittura. Quindi quando incontriamo studenti che leggono davvero tanto, ci accorgiamo che tutte quelle parole, quelle storie, quelle espressioni in qualche modo misterioso ritornano nei loro testi. Ma può contare anche la qualità della lettura? Perché noi non abbiamo neanche il tempo di proporre ai ragazzi la quantità di buone letture, perché poi sono anche i due principi insieme che contano. Mi è capitato di partecipare ad una conferenza con Tullio De Mauro, che è un po' un affabulatore, quindi nonostante la sua cultura, ama trasformare la sua esperienza in storie, e a me questo affascina sempre molto. E De Mauro, poi lo ha scritto anche in tanti suoi libri, dice: per insegnare ai ragazzi che cosa è un sonetto è molto semplice, fateglielo scrivere. E queste parole sono sempre risuonate nella mia mente, perché quando si ha la possibilità di partecipare ad una conferenza, di sentire da dove arrivano le idee, colpiscono sempre molto. Come non ci dimenticheremo di tante delle parole che abbiamo ascoltato oggi e di questa lingua materna di cui ci ha parlato il Bruni. Ecco, dicevo che far scrivere sonetti, far scrivere testi. Allora, ho pensato che si può proporre ai nostri ragazzi quelle che nelle scuole di retorica era un esercizio quotidiano, ed è quello dell'imitazione. Italo Calvino, in questo piccolo trafiletto nella copertina, riportato nella copertina del testo di Natalia Ginzburg, Le piccole virtù, lo definisce una lezione di letteratura. E Tullio De Mauro, nel commentare, dopo 40 anni dalla pubblicazione della Grammatica della fantasia di Gianni Rodari, è stato fatto questo piccolo volumetto in cui alcuni autori commentano la potenza della Grammatica della fantasia di Rodari. Bene, De Mauro dice che in questo testo Gianni Rodari ci introduce nell'officina della sua fantasia. Finalmente mette in tavola le carte del suo gioco. E sappiamo tutti che la Grammatica della fantasia è appunto un manuale per scrivere, mi piace dire, più che di scrittura, perché è più un qualcosa di dinamico, è un manuale. Però, ritornando alle parole di Calvino, che un testo come questo di Le piccole virtù è una lezione di letteratura, allora mi spinge a dire che qualunque testo abbiamo sott'occhio, qualunque, dalla locandina del corso che abbiamo visto all'ingresso, fino a tutti i libri che tutti noi amiamo, non possono essere contemporaneamente visti come i testi che essi sono, con una loro funzione anche di intrattenimento, anche di piacere, di gusto, e contemporaneamente manuali per scrivere. Quindi Rodari non ci ha insegnato a scrivere solo con la Grammatica della fantasia o con un altro testo che si chiama Esercizi di fantasia, dove è possibile leggere direttamente le lezioni che lui faceva ai suoi bambini e quindi capire come si esprimeva con i suoi bambini. Non lo ha fatto solo attraverso questi testi, ma ancor più attraverso le sue storie. Se uno apre una storia a caso tra le favole al telefono di Gianni Rodari, posso leggere ciascuna di queste storie come se Rodari si mettesse accanto a me e mi dicesse: io non ti sto solo raccontando una storia, ti sto spiegando come parola per parola quella storia la puoi scrivere anche te.
Perché se prendiamo la metafora della cucina, un libro, un testo è contemporaneamente un piatto, quindi già cucinato, un prodotto finito, ma è anche la ricetta per cucinare quel piatto, perché lo scrittore ci fa vedere che mettendo quella parola accanto all'altra, in quel modo ha cucinato quel piatto. È già tutto lì, il piatto e la ricetta. Quindi, andando nel concreto, io parlo di imitare. In questi giorni a scuola leggevamo questa poesia di Ungaretti, Dormire. Vorrei imitare questo paese adagiato nel suo camice di neve. Ecco, Ungaretti arriva a scrivere questo testo dopo tre redazioni, dopo tre versioni. Questa è quella del 1942. Pubblicata in Vita d'un uomo. Nel 1918 non diceva vorrei imitare, diceva vorrei somigliare a questo paese. E lo stesso nel 1919, nella versione definitiva, dice vorrei imitare. E quindi a scuola abbiamo ragionato su questo passaggio, che differenza c'è tra somigliare ad un paese e invece volerlo imitare. Ecco, la differenza sta in questo metodo di approccio alla scrittura che vi sto spiegando, cioè nella richiesta di un coinvolgimento di colui che scrive. Perché per somigliare ad un paese devi fare poco, per imitarlo devi alzarti e fare qualche cosa o sdraiarti, come dice Ungaretti. Non credo che ci sia nessuna relazione tra la mia idea e quella di Ungaretti, però io ho sempre visto in questa poesia non la paura ma il fascino della pagina bianca. Credo che per uno scrittore, e se noi amiamo la scrittura sappiamo che cosa sto dicendo, la pagina bianca non è qualcosa che fa paura, ma qualcosa che affascina. Io in questo paese ci ho sempre visto una pagina bianca, ma questo era semplicemente una riflessione a margine. Ecco, allora, che cosa poter fare con i nostri ragazzi? Andare a caccia dei trucchi d'autore, andare a caccia di quegli strumenti che lo scrittore ha usato per scrivere il testo e che noi possiamo imitare. Si può imitare una parola, si può imitare un'idea, si può imitare tutto il testo. Vi faccio un esempio. Ragionavo a scuola sulla storia di Cappuccetto Rosso. In un villaggio c'era una bambina, la più carina che si potesse mai vedere. La sua mamma ne era matta, la sua nonna ancor di più. La madre le aveva fatto fare un cappuccetto rosso che le tornava così bene al viso che tutti la chiamavano ovunque Cappuccetto Rosso. Noi non sappiamo nient'altro di questa ragazzina. Non sappiamo se era alta, se era bassa, se era grassoccia, se era esile. E i bambini di tutto il mondo non se lo chiedono. Però Cappuccetto Rosso continua a vivere nelle case, nei sogni di tutto il mondo solo attraverso questo piccolo dettaglio. Ecco, questo è un trucco d'autore. Perrault non aveva bisogno di dirci nient'altro, sapeva che davvero questo cappuccetto se ne sarebbe andato a giro da solo per il mondo. E noi lo possiamo imitare, non ce lo vieta nessuno. Parlavo di questo con una ragazzina di Gavorrano qualche anno fa, e cioè con la classe di questa ragazzina, quando arrivò a consegnarmi il testo che aveva scritto raccontandomi della sua nonna qualche giorno dopo, mi disse: mi sono ricordata di Cappuccetto Rosso. E io lì per lì non capivo che cosa mi aveva detto. E nel suo testo raccontava di questa nonna e diceva: se volete conoscere la mia nonna è molto semplice, se andate al supermercato e vedete una strana tipa che si aggira per gli scaffali con il casco in testa, quella è mia nonna, perché non ha mai voglia di toglierselo quando scende dal motorino. Ecco, il trucco è arrivato anche a noi, questa storia, anche per noi questa storia è curiosa, non abbiamo bisogno di sapere tanto di più di questa nonna, perché ce la vediamo, capiamo il carattere di una tipa forse un pochino fuori dalle righe, comunque di fretta, comunque dinamica, comunque giovane e pronta a salire sul motorino, un po' lontana dal prototipo di nonna a cui pensiamo abitualmente. Ecco, per farvi un esempio, un altro esempio, semplicemente il titolo. Italo Calvino, dopo aver scritto la trilogia, cioè le tre storie, il Visconte Rimezzato, il Barone Rampante, il Cavaliere Inesistente,
decide di trasformarli appunto in una trilogia e lo chiama I nostri antenati. Ecco, a me questo tocco di genio, perdonatemi l'espressione, mi ha sempre incuriosito tantissimo, perché Calvino lo spiega e nella prefazione scrive: vorrei che queste tre storie potessero essere guardate come un albero genealogico degli antenati dell'uomo contemporaneo, in cui ogni volto cela qualche tratto delle persone che ci sono intorno, di voi, di me stesso. Io lo semplifico con i ragazzi e mi permetto di farlo anche con voi. Dopo aver scritto queste storie di questo visconte che prende in pieno un cannone, una palla di cannone, si divide a metà, la parte cattiva cattiva se ne va a giro per il mondo e la parte buona buona altrettanto, e solo alla fine verrà ricucito. Il barone rampante, la storia di questo ragazzino che rifiuta il piatto di lumache e deciderà di non scendere più dall'albero in cui sale la sera stessa in cui inizia la storia. Il cavaliere inesistente che se ne va a giro e tutti vedono solo l'armatura. Ecco, Calvino solo con un titolo alla trilogia, cioè I nostri antenati, trasforma queste storie in storie della nostra famiglia, in storie nostre, e ci dice: se un giorno ti senti proprio tanto buono e un giorno ti senti cattivo, che ammazzeresti anche qualcuno, è perché il nonno del tuo nonno, del tuo nonno, te non te lo ricordi, te lo dico io, è stato il visconte dimezzato. Se ti stai in fondo a quest'aula e ti sembra che il mondo in questo momento non ti veda, è perché nel tuo albero genealogico c'è stato il cavaliere inesistente, e così via. Ecco, tutto questo lo fa solo con un titolo. E questo, lo stesso, è un altro trucco di autore. Quale potrebbe essere una storia che potremmo cambiare con un titolo? Non so, pensavo prendere la storia del brutto anatroccolo e titolarla Storia della mia infanzia, io da bambino. Questo gioco si può fare con i ragazzi, cioè dare un altro significato al testo oltre a quello che ha già, semplicemente aggiungendo un titolo. Facendo che cosa? Imitando un trucco d'autore, ma il trucco d'autore va trovato, e vi garantisco che i ragazzi, quando gli si mette un po' questa idea del gioco, questa idea del cercare i trucchi, sono molto più bravi di noi a giocare e a scoprire questi trucchi. Una cosa che, un testo che a me rilassa sempre tanto, sono i primi versi dell'Odissea, perché mi immagino Omero, o chi per lui, forse questa squadra, non si sa, che deve iniziare quest'opera così colossale, questi lunghi anni da raccontare, e lui, per tranquillizzarsi probabilmente, dice: l'uomo d'ingegno sagace racconta, mio musa, che a lungo errò poiché ebbe distrutto la sacra rocca di Troia. Quei fatti, dice qualche verso più avanti, da dove vuoi, dea figlia di Zeus, anche a noi tu racconta. Da dove vuoi, da qualunque punto vuoi partire, poi le traduzioni sono tante. Ecco, devi raccontare una storia anche lunghissima, parti dove vuoi, in qualunque punto. Ti accorgi che mentre parli, racconti anche aspetti che sono all'inizio della storia, e quando arrivi alla fine ti rendi conto che puoi benissimo fermarti lì o ripartire da capo, il grosso è fatto. Questo è imitare delle idee, si possono imitare delle parole. Ungaretti dice: e subito riprende il viaggio come dopo il naufragio un superstite lupo di mare. Fa un po' quello che fa Omero. Il prima non ce lo racconta e comincia con una congiunzione e. Se dite ai ragazzi che possono cominciare un loro testo con e, il grosso è fatto. Come se avessero già scritto, c'è ancora questa idea delle colonne, ma quante colonne deve essere lungo un testo? È che come nell'immaginario dei nostri studenti, come se avessero scritto già quattro colonne. E allora possono permettersi di andare avanti.
Queste sono così alcune suggestioni, alcune idee che sono venute a me. Ovviamente capite che sono soltanto degli esempi, perché nella vostra testa e nel vostro cuore ci sono tanti di quei passi, di quei libri, di quelle parole che risuonano nella nostra cultura personale e che possono essere utilizzate, cioè diventare materia viva, viva. Perché se ci piacciono così tanto i libri un motivo c'è, e questo, tutta questa ricchezza va passata ai ragazzi, è un loro diritto, è un nostro dovere, diciamo così. E per non parlare di autori che in quest'aula ho quasi paura, insomma, a pronunciare, un autore come Alessandro Manzoni inizia un'opera che sta alla base della nostra letteratura con un deittico, ritornando a quello che ci diceva il professor Bruni. Quindi per avvicinarci a questo paesaggio che da quel momento in cui noi iniziamo a leggere diventa così importante, perché ci dobbiamo entrare dentro e viverci per un po' di giorni, Manzoni inizia con quel ramo del lago di Como, inizia con un deittico e Leopardi, per metterci accanto a lui in quella siepe, gioca sempre con questo deittico. Sempre caro mi fu quest'ermo colle, e questa siepe gioca sempre con il confronto tra ciò che è vicino a lui e lontano, ma se usa i deittici vuol dire che ci vuole lì, ci avvicina a lui. Ecco, noi possiamo rubare, imitare questi trucchi, possiamo farli scoprire ai ragazzi. Poi, se tutto questo fa nascere curiosità sul testo, e quella è la bellezza, perché i ragazzi leggono, perché il Bruni ci ha lasciato una grande responsabilità, dice: elogio del leggere e dello scrivere, questo è il sottotitolo della mia lezione, mi raccomando, fate leggere e scrivere i vostri ragazzi. Però, ecco, occorre trovare delle strategie, far finta di, a volte. Quindi, in questo modo, i ragazzi intanto leggono. E leggono con uno sguardo che può non essere del tutto, diciamo, aderente talvolta al testo, al contesto storico in cui il testo è stato scritto, ma questo lavoro, siccome a noi della scuola media, questo si può dire, a volte ci guardano con una certa aria di sufficienza, lo possiamo dire, gli insegnanti della scuola superiore. Allora, questo lavoro noi lo lasciamo a loro. Cioè, tutto ciò che riprendere il contesto storico di quel testo e sistematizzare tutte le idee che loro hanno avuto, questo lo lasciamo alla scuola superiore. Noi dobbiamo mantenere viva l'attenzione al testo, la curiosità, questo è il nostro compito. E quando, come si dice noi, insomma, troviamo una buona classe, possiamo anche assumercelo noi questo compito. Altrimenti va bene il momento della scuola superiore per organizzare tante informazioni che si è avuto. Ma nella scuola media si può ancora parlare di trucchi d'autore. Non so se siete d'accordo su questa affermazione. Ecco, allora, e quindi si può ancora leggere soltanto qualche pagina del Manzoni, se si ha voglia, ma come un testo vivo che ha ancora da raccontare qualche cosa. Le antologie, avrò modo nella fine di questa conversazione di parlare delle antologie, che sono un oggetto misterioso per i nostri ragazzi. La distinzione tra un brano e un libro, cioè noi vediamo l'antologia e ci immaginiamo una pila di libri in cui qualcuno si è preso la briga di strappare delle pagine e così via, ma per i nostri ragazzi questa è un'idea, insomma, il brano è quello e sarebbero disposti ad andare a acquistare quel titolo in libreria e così via. Ecco, dicevo, si può ancora leggere una pagina dei Promessi Sposi. Io oggi, per onorare quest'aula, ho portato il libro delle scuole superiori, perché ancora lo foderavo come soltanto da giovani si può fare, per distruggere i libri forse, non per proteggerli.
Ecco, nelle antologie spesso l'addio ai monti, se c'è, si chiama così, appunto, addio ai monti, e inizia proprio con queste parole, addio monti sorgenti dalle acque ed elevati al cielo e così via. Ma il trucco d'autore, Manzoni mi passerà questa espressione, è prima. Prima Manzoni dice, e non mi ricordavo il nome, Lucia, seduta com'era nel fondo della barca, posò il braccio sulla sponda, posò sul braccio la fronte, come per dormire, e pianse segretamente. Tutto ciò che, diciamo dopo, diciamo vede dopo, addio monti sorgente, addio casa natia, addio casa ancora straniera, non le vede. Lei ha gli occhi chiusi, con la testa appoggiata sopra il braccio, e quindi sono già ricordo. E questo è un trucco bellissimo, perché se vi dico, non voglio fare giochi psicologici, ma se vi dico di chiudere gli occhi e di raccontare qualcosa che fa parte del vostro mondo, la casa dove abitate, il luogo in cui vivete, tutto si colora del ricordo, già, e Manzoni lo sapeva. E questa azione di Lucia ce la sottolinea, ce la scandisce in tre tempi. Ecco, queste sono alcune idee, ma il testo si può anche imitare in modo capillare, parola per parola. E allora il testo diventa un sostegno. Perché i nostri ragazzi, e ritorno agli esempi che vi dicevo all'inizio di questo discorso, sono spesso senza strumenti. E ora che faccio? Loro il fascino della pagina bianca non lo conoscono, conoscono il terrore. Ma più che il terrore, la noia, il fastidio. La pagina bianca è il compito, è quello che bisogna fare e non si ha voglia di fare. Allora, i testi possono essere un aiuto. Allora, io vi ho portato, ho pensato tanto a testi che facciano parte del mondo dei nostri ragazzi e in lingua italiana, però sono affezionata all'incipit di questo testo di Yoffo, questo francese, che è nato nel 1931 e che ha raccontato in questo testo, è una sorta di autobiografia, perché racconta la sua fuga dalla Francia occupata dai tedeschi con il fratellino. Ed è un testo che è veramente uno spasso, anche per i nostri ragazzi. E si intitola Un sacchetto di biglie. Mi sono divertita in questi giorni a leggere un po' di interviste di Yoffo e pensando a queste interviste, pensando all'esercizio che volevo fare con voi, io vi ho portato delle biglie. Se si può fare, mi puoi fare da valletta. Allora, se fate passare questo cestino, non sono confetti, perché quelli ci ha già pensato, se lo passano, lo scelgono, insomma, come volete. Vi ho portato delle biglie perché Yoffo, quando gli è stato chiesto ma perché ha intitolato questo libro così, e lui dice che quando la mamma con tanto dolore aveva cucito questa stella gialla che indicava il suo essere ebreo, lui era arrivato a scuola e un suo compagno ingenuo gli aveva detto com'è bella, me la vendi? E lui gliel'ha venduta per un sacchetto di biglie. E allora, secondo quanto racconta, poi non so quanto possa essere vero, lui dice di avere ancora queste biglie in una bottiglia di vetro che gli fa da abajou in casa. Quindi il dolore che diventa luce, possiamo dire. Ecco, allora, io vi ho portato, oltre alla biglia di regalo che vi possa fare dal ricordo di questo incontro, vi ho portato la fotocopia dell'incipit di questo testo, le primissime righe del testo, perché si può fare questo esercizio, se sono stata chiara, a partire da qualunque testo. Il bello di questo è che ognuno ci può mettere quello che crede, però avendo poco tempo a disposizione, questo testo in poche righe
fa capire un po' il metodo di cui vi sto parlando. Mentre arriverà a tutti la fotocopia, mi potete seguire in... Mi potete seguire nella diapositiva. Questo è l'inizio, le primissime parole del romanzo. Qualcuno dice che Yoffo è stato aiutato da un esperto di sceneggiature, e forse può essere vero se uno legge da vicino questo testo, che in molti punti sembra un film. Allora, per non dover leggere due volte questo testo, vi dico che questo può essere un testo di appoggio da imitare perché un nostro studente possa descrivere un suo oggetto. E siccome la cattedra ce l'ho io e in questo momento gli studenti siete voi, se avete voglia, dopo che abbiamo dato queste 5-6 indicazioni, ci prendiamo 10 minuti di tempo. La scrittura a tempo è sempre qualcosa che funziona con i ragazzi, ma anche con gli adulti, e proviamo a scrivere qualche cosa. Poi, se qualcuno vuol leggere, bene, ma è solo perché possiate sentire se questo esercizio funziona dentro di voi, dentro le vostre penne. Soltanto per questo, nessuno ovviamente ha intenzione di valutarvi. Allora, dicevo, per non leggerlo due volte, lo leggiamo pensando già a quali sono i trucchi che lui usa per descrivere l'oggetto. Dice: faccio rotolare la biglia tra le dita, in fondo alla tasca. Allora, ovviamente si sta parlando di un testo in traduzione. Marina Valente, la traduttrice, ha tradotto questo testo in ogni poi ripubblicazione, quindi ho pensato che possa essere una traduzione d'autore. Comunque, diciamo che la traduzione ci presenta il nostro mondo, il nostro sistema linguistico, e leggendolo in lingua francese potremmo scoprire ovviamente altri trucchi, però noi in questo momento fermiamoci qui. Quindi, come inizia a descrivere l'oggetto? Inizia dicendo l'azione che chi racconta compie con questo oggetto. E non è così banale. E solo in secondo piano c'è l'oggetto. Quindi prima dice faccio rotolare, e poi è un'azione che si prolunga nel tempo. E dopodiché... ci parla di che oggetto si tratta, la biglia, e poi ci dice dove si trova. È la mia preferita, l'ho sempre con me. Qui lo scrittore, intanto le biglie rotolano, qui lo scrittore, l'autore ci parla del suo rapporto con questo oggetto e poi della stranezza che ha questo suo rapporto con l'oggetto. Dice: la mia preferita, l'ho sempre con me. Ora voi vi immaginerete una biglia che mai avete visto in vita vostra, e invece lo strano è che si tratta della più ordinaria di tutte. A questo punto Yoffo confronta la biglia con tutti gli oggetti della stessa forma, con tutte le altre biglie, e dice: niente a che vedere con le agate o con quelle grosse di piombo che ammiro nella vetrina di papà Ruben. Ecco, mentre confronta queste biglie con altri oggetti, comincia a creare dei ponti, dei riferimenti al suo mondo. A noi non ci interessa tanto questo negozio, però lui fa un accenno. Quando noi raccontiamo qualche cosa, facciamo così, facciamo degli accenni. Io vi parlo di un mio corso, voi vi fate un'idea di quello che sto dicendo, ma non vi importa poi di quante persone avevo davanti, quanti anni avevano. Quando si parla si fa così. E i racconti veri
imitano il parlato non nello stile, ma il contenuto deve essere vivo. Si fa così quando si racconta, si fa dei piccoli accenni. A questo punto inizia il vero e proprio testo descrittivo. È una biglia di terracotta con la vernice scheggiata, quindi usa anche il tatto, che crea sulla sua superficie delle asperità, dei disegni. Ecco un altro ponte al suo mondo, come il mappamondo che abbiamo in classe, in piccolo. Anche qui ci vuole informare che è uno studente, che ha il mappamondo in classe, è un accenno. Un altro trucco. A questo punto, da questa similitudine, che la biglia è come il mappamondo, la similitudine diventa metafora. Mi piace, è bello avere la terra in tasca, ben in fondo con le montagne, i mari e tutto. La metafora è portata alle estreme conseguenze. Sono un gigante e porto su di me tutti i pianeti. Ora, dopo un testo descrittivo di questo tipo, Yoffo sa che potremmo cominciare ad annoiarci, perché la biglia va bene, ora basta. E che cosa fa? Un altro trucco. Allora, accidenti, ti decidi? Mette un discorso diretto che interrompe questo testo descrittivo. E ci fa vedere, questo è il termine giusto, chi pronuncia questa frase. Morris aspetta seduto sul marciapiedi proprio davanti alla salumeria, come sempre, ai calzini a fisarmonica, come dice papà. E con un dettaglio, se ritornando al Manzoni è come Perpetua con il cavolo sotto braccio, con un dettaglio ci racconta un personaggio, ci fa vedere questo ragazzino, ci fa vedere tutti i ragazzini della sua età con questi calzini a fisarmonica. Ecco, se voi provate a seguire passo passo, ad imitare passo passo questo testo, potete descrivere il vostro oggetto preferito. Sono le 5:20, ci diamo 7-8 minuti e proviamo. Siete d'accordo? Altrimenti approfittate per riposarvi 5-6 minuti. Ok. Possiamo pubblicarli? È la prima volta che non scrivo mentre qualche persona a cui ho dato qualche suggerimento di scrittura scrive. La situazione è per me un po', diciamo, emozionante, perché anche a scuola il miglior modo per dire che scrivere è bello è come quando si vuol dire a loro che leggere è bello. Per dirgli che leggere è bello bisogna leggerli e far capire che siamo dei lettori. Io oggi ho portato qualche testo d'appoggio, più che altro un po' come copertina di Linus, però per i ragazzi far vedere i libri è una cosa che funziona sempre. La stessa cosa far vedere che la penna dell'insegnante scrive, non solo voti sul registro, ma può scrivere. Quindi degli esercizi di scrittura a tempo e degli esercizi in cui l'insegnante scrive con loro funzionano sempre, perché è un messaggio che si dà, ma funzionano ascoltando la lezione della scorsa settimana, quando il professor Fasano raccontava delle sue esperienze con il mondo delle nuove tecnologie. Questi spunti funzionano se te ami le nuove tecnologie. Quello che io vi dico funziona se a te piace scrivere. Non è così scontato che a un insegnante piaccia scrivere, magari piace leggere e basta, o leggere quello che scrivono i suoi studenti e così via. Ma se vi piace scrivere, fatelo davanti ai vostri ragazzi. Io l'altra mattina, per portarvi qualche testo un pochino più fresco, più autentico di qualche studente, sulla base di questo testo l'ho fatto fare in classe, ma l'ho scritto anch'io. Non è che vi voglio leggere tutto, ma per dirvi, quando sono arrivata in fondo, che è la parte che ai ragazzi è piaciuta di più, quello di far vedere il personaggio con una immagine,
Io avevo scritto: Daniele mi guarda dal basso dei suoi 2 anni con in mano un camion dei pompieri più grosso di lui, e così via. Allora, vi leggo qualche cosa che hanno scritto i ragazzi, in 3 parti, la descrizione dell'oggetto, la metafora e la descrizione della persona. L'oggetto, la palla da basket, la faccio rimbalzare sul parquet, me la sento tra le mani mentre tiro, sento il rumore mentre scende dalla retina. Oppure, sa tutto di me, so tutto di lui, il mio telefono, questa. Mi giro la collana tra le mani per poi lasciarla ricadere sul petto. Noi donne siamo sempre un pochino più così. Prendo il braccialetto, lo metto al polso e aggancio il bottone, racconta di questo braccialetto che la fa sentire forte. Alzo la manica della felpa e guardo il mio orologio, a cui sono molto affezionato e che non tolgo mai se non per giocare al rugby. Come vedete funziona il fatto di accennare al loro mondo. Le metafore. La mia vita è tutta racchiusa in quel pallone perché contiene tutti i momenti più belli. Oppure il mio PC è una Lamborghini con cui partire per esplorare il mondo. I miei pattini, nuvole spostate leggere dal vento. Le mie scarpe, occhi sulla strada che mi aiutano a camminare. E però la parte più divertente è quando accennano alle persone. Non vengono risparmiate le mamme. Sentite, questo è il babbo, il nonno. I capelli, quelli rimasti, sono quasi tutti bianchi. Mia mamma mi guarda, è ferma, sembra un piccione che aspetta briciole di pane. Mia madre, sempre con qualche accessorio indosso, come un albero di Natale. Alessandro, con quelle orecchie che se un giorno tira vento, lui vola via. Qui ho cambiato il nome perché non volevo offendere uno di questi ragazzini. È mia mamma, sempre con la tuta con cui sta in casa e le sue ciabatte, le solite ciabatte di gomma che rimbalzano, dice mio fratello. Mia mamma urla con il suo megafono al posto della voce. Seduta sulla poltrona di pelle è un ghiro nell'incavatura di un albero. E poi, come omaggio a tutti noi insegnanti, che ore sono? Mi bisbiglia un mio compagno senza che l'insegnante se ne accorga. Non se ne può più della lezione di storia. Ecco, vi ho trascritto volentieri quello che hanno scritto i ragazzi, perché spesso nei testi dei nostri ragazzi non c'è la loro vita. Cioè, se non gli si dà un aiuto, non ce la mettono la loro vita, scrivono quello che pensano che noi abbiamo voglia di leggere, ma non ce lo mettono le cose per cui loro vivono o ciò che loro notano. Quindi, c'è qualcuno che vuole leggere qualche frase del proprio testo? Il professor Bruni, quando saranno spente le telecamere, ce lo leggerà, vero? Vabbè, lasciamola alla parte finale. Cerco di chiudere, di dirvi quello che ho in mente per darvi altre 2 o 3 indicazioni. Allora, un'indicazione è questa. Poche pagine dopo, 2 pagine dopo, Yoffo conclude questa storia della biglia e dice: prendi, sciocco, un fratello è uno a cui si rende l'ultima biglia che gli si è appena vinta, recupero il mio pianeta in miniatura, domani nel cortile di scuola grazie a questa ne vincerò un mucchio e gli porterò via le sue. Mica deve credere che bastino quei dannati 24 mesi in più a dargli il diritto di dettar legge, dopotutto io ho 10 anni. E vedete che c'è questa richiesta al lettore di ricostruire un mondo a partire da alcuni dettagli. Però vi ho trascritto queste frasi perché quando i nostri ragazzi non riescono bene a iniziare e chiudere un testo, io dico sempre loro di sono talmente fissata sulla struttura circolare che uno dei miei studenti un anno l'ha chiamata la struttura girevole e io ora la chiamo così perché mi piace di più. Ecco, di insegnare a loro che in qualunque modo si comincia un testo, si può chiudere ritornando al punto, è un aiuto che loro non si dimenticano più.
E non ce ne dimentichiamo nemmeno noi, perché anche noi spesso quando dobbiamo chiudere un testo non sappiamo come fare. Allora, richiamare l'inizio, ritornare a questo pianeta in miniatura, qui è dentro una diapositiva ma sono passate delle pagine, il lettore ritorna all'inizio, il cerchio si chiude, ed è sempre una magia scoprirlo in un testo. E dico a volte una cosa ai ragazzi che non dovrei dire da insegnante, gli dico che questa cosa alle scuole superiori fa sempre una certa scena di uno che sa chiudere un testo, perché nel mezzo, se anche c'è un po' di nebulosa, però se te riprendi quello che hai detto all'inizio vuol dire che hai tenuto in mano la struttura del testo. Allora, avevo altri testi, insomma, di appoggio, ma sapevo già che non ce l'avrei fatta a dirvi tutto. Mi piace chiamare questo approccio ai testi con un termine che è molto inflazionato. Ultimamente tutto è creativo, scrittura è creativa, la lettura è creativa. Non so chi parla di lettura creativa che cosa davvero intenda. Io ho letto nella grammatica della fantasia di Rodari, che avrete capito che è un testo che mi piace, una frase che mi ha colpito e che dice: la storia, quando è solo un semplice abbozzo, è soltanto materia prima. Lavorarla a prodotto finito sarebbe compito da scrittore. Quindi questi esercizi che lui faceva in classe, quello più famoso, il binomio fantastico, erano ancora materia prima, dice, da lì a prodotto finito. Ecco, pensando a questo parlo di lettura creativa, cioè che i testi che loro leggono da prodotto finito, da testo concluso, tornano ad essere materia prima, una materia viva che diventa prodotto finito nei loro testi, quindi che passa attraverso le loro idee, i loro spunti. In questo senso mi piace chiamarla lettura creativa. E prendendo un po' il suggerimento di Rodari, che dice che uno studente deve smettere di essere un consumatore, ma deve essere un creatore. E noi insegnanti, e a scuola è come dire che non si può stare a scuola né da scuola. Scusate, è come dire che non si può stare a scuola da scolari o da insegnanti, ma da uomini interi. E qui Rodari fa il gioco che stiamo dicendo noi. Quando citiamo testi, perché lui cita Calvino, che parla dell'uomo intero, che ritorna lo zio Medardo, il visconte dimezzato, che soltanto alla fine si accorge di essere uomo intero, lui fa riferimento a Calvino. Quando citiamo in un modo così, possiamo dire erudito, non facciamo altro che rubare quello che quel testo ha smosso dentro di noi. E il testo di Calvino è materia prima in questa frase, che è prodotto finito, ma con la firma di Rodari. Non so se sono stata chiara, spero di sì. Ecco, che vantaggi ha questo metodo? Il primo è questo. Questa cartolina me l'hanno regalata alla Fiera del Libro per ragazzi, per bambini e ragazzi di Bologna. Credo che un insegnante di scuola media, mi piace chiamarla così, di secondaria di primo grado, una volta, una gita, diciamo così, personale, non di classe, alla Fiera del Libro per ragazzi la deve fare, perché è bello avere davanti tutti questi libri così nuovi e classici riproposti, insomma, per i nostri ragazzi. Questo era fra parentesi. Ecco, questo aforisma dice: un libro non è un libro se una volta finito non continua dentro di noi. E questo esercizio trasforma il libro in una continua risonanza nei nostri ragazzi. Vediamo altri vantaggi. La scuola ci chiede di lavorare per competenze. E la competenza viene definita capacità di utilizzare conoscenze e abilità in contesti molto diversi, con responsabilità e autonomia. Quando il ragazzo impara a fare questo esercizio, impara a riconoscere in classe i trucchi d'autore, perché se io dico forza, vediamo a chi trova più trucchi d'autore, è una gara. Uno vede: no, ma te non hai visto questo, ma te non hai visto quest'altro. Se i vostri ragazzi hanno difficoltà con i testi, si comincia con le immagini, perché per loro sono più immediate, ma il lavoro che si fa è lo stesso. Imparano a vedere il dettaglio, cioè dal macro al micro e viceversa.
Quindi quello diventa una competenza, perché se io voglio fare una locandina per un concorso a scuola, per una lezione a scuola, guardo la locandina che hanno fatto all'Accademia dei Lincei non come se fosse una locandina, ma se fosse un testo per scrivere locandine, dove hanno messo la foto, dove hanno messo i nomi, quanto li hanno messi grandi, perché questa dicitura. Cioè guardare con uno sguardo critico, questa è una competenza. Quindi si risponde a quello che ci chiede il Ministero. Scoprono appunto il vantaggio del giocare, e poi quello che a noi insegnanti interessa di più è che la lettura, l'analisi del testo, la parafrasi, l'interpretazione, il commento lo fanno, ma non sono dei punti di arrivo. Scrivi la parafrasi, punto, la parafrasi è il punto di arrivo. No, la parafrasi ti serve perché se non capisci cosa c'è scritto in questa poesia non la puoi imitare, e quindi loro il lavoro lo fanno ugualmente, ma non ne sentono lo sforzo perché non hanno capito che quello era uno dei tanti compiti. Ma guardate che i ragazzi percepiscono tutto. Alla fine del lavoro non è che sono sciocchi, lo capiscono tutto il lavoro fatto. E quindi ecco che entra in gioco un altro vantaggio, la competenza chiave, una delle 8 competenze chiave che ci chiede il Parlamento europeo, è quello che i nostri ragazzi devono apprendere, imparare ad imparare. Con questo gioco lo fanno. E allora ho fatto l'esperimento in questi giorni, perché non ero del tutto convinta che capissero che tipo di gioco si stava facendo, e gli ho detto: mi scrivete i punti di forza, i punti di debolezza di questi esercizi che abbiamo fatto in questi giorni. E loro lo hanno fatto, ve ne leggo alcuni. Questo gioco si fa soltanto se si è capito il tipo di lavoro che si sta facendo sul testo, perché altrimenti uno ti dice: punti di forza di che? Di che cosa? E quindi ve ne leggo alcuni. Qui ho un po' barato, gli ho detto che se mi facevano questo esercizio, lavoravano a coppie, una delle coppie avrebbe avuto un premio. Non vi dico quale, se no la preside mi picchia. Si può imparare molto con questo esercizio, perché gli scrittori sanno come scrivere un testo, e questa non è un'affermazione banale. Ci fa leggere più libri, e la cosa buffa è che l'hanno messa dalla parte dei punti di forza. Abbiamo imparato che con metafore e paragoni il testo ha più stile. Questo esercizio ti apre la mente sui vari modi di scrivere, ci aiuta a trovare i dettagli di un testo. Leggo questo più curioso: ci divertiamo a trovare le regole del gioco, quello dello scrittore. Imparando via via tante regole, saremo in grado di inventarne alcune nostre. Questo metodo ci aiuta a ragionare. Poi i punti di debolezza. Quando scrivi, sai che c'è stato un aiuto. Oppure, devi riuscire a non copiare lo scrittore. Si rischia di fare uguale, invece che, sentite che verbo, estrapolare. Mi piace di più prendere i trucchi dalla mia testa, perché la soddisfazione è un'altra. Non ci sono difetti, a parte, ovviamente scritto tutto insieme perché andrà messo nel vocabolario prima o poi. Quindi non ci sono difetti, a parte diventare troppo bravi. E quindi... Altri vantaggi sono che anche i ragazzini con maggiore difficoltà non si sentono esclusi, perché magari invece di imitare il testo lo copiano, però sanno che un appoggio ce l'hanno. L'altro punto che vi volevo comunicare è quello per cui vi ho distribuito la biglia, non così per gioco, perché noi spesso, io ho parlato a volte dell'area di sufficienza che a volte notiamo nei nostri confronti dalle insegnanti della scuola superiore, ma è la stessa area di sufficienza che noi abbiamo nei confronti degli insegnanti della scuola primaria. Ecco, non dobbiamo sottovalutare quello che nella scuola primaria invece è ben chiaro, che occorre rendere l'apprendimento visibile. L'apprendimento deve essere spesso toccato dai ragazzi. Quindi
che sia un oggetto che ricorda un'esperienza, che sia un cartellone. A me non piace farli perché non ne sono capace, perché io sono convinta che in classe bisogna fare le cose che siamo capaci di fare bene noi per dargli delle dritte. Un cartellone ha delle regole ben precise, è come fare una locandina, si deve leggere a una certa distanza, ci deve essere una gerarchia delle informazioni, quindi richiede tante competenze. Ecco, questo Making Learning Invisible, che è partito dalle scuole di Reggio Emilia e con questo progetto si chiama Project Zero, dice proprio appunto che la visibilità, tutto ciò che è concreto, può essere uno strumento che favorisce l'apprendimento, e in questo dobbiamo tentare di fare qualche cosa, perché forse nella scuola secondaria già vediamo i nostri ragazzi molto più adulti di come effettivamente siano, perché noi il primo giorno della prima media già li consideriamo un po' come quando arrivano in terza media, non riusciamo tanto a modificare il nostro punto di vista. Allora vi ho portato, ve le faccio vedere velocemente, alcune indicazioni editoriali che aiutano un po' gli insegnanti non a trasformarsi in insegnanti di scuola elementare, però a fare qualche cosa di concreto in classe che non tolga la professionalità di quello che noi stiamo facendo, ma che aggiunga un qualcosa di concreto al vivere in classe. In questo testo, ad esempio, si insegna a piegare un foglio di carta, anche quello che voi avete in questo momento sotto mano. Faccio questa cosa da venditore, piegare un foglio di carta in 8 parti con un taglio centrale, e questo foglio di carta diventa un libro. Se ne può fare tanti, si possono imparare a rilegare, insomma, ma anche fermandosi solo a questo, provateci. Io ho provato in classe, ho provato a proporlo alle insegnanti. Non c'è bisogno di cose complicate, ma per dire, c'è il numero dei versi preciso per scrivere qui il tuono di Giovanni Pascoli. E vedete che funziona, perché i ragazzi possono toccare con mano il loro lavoro. E poi anche loro, quando diventeranno anziani, magari lo ritrovano nel cassetto per fare un po' i nostalgici, insomma. E qui in questo libro si spiega appunto questa piegatura della carta che vi ho detto, ma se ne spiegano anche tante altre per chi magari è più appassionato, per trasformare per scrivere un libro sotto forma di fisarmonica e così via. Le tecniche del libro d'artista sono tantissime. Si può fare con i ragazzi delle piccole pubblicazioni, con un A4 a metà stampato, si riesce a fare un piccolo libricino con loro, per dare un po' concretezza a quello che hanno imparato e sul quale hanno anche sudato, insomma, perché quello che è passato da noi a loro non sia solo in quei quaderni che, francamente, non so come riuscite voi a trasformare i quaderni dei vostri ragazzi, ma quelli miei, io non riesco a fare la maestra che si mette accanto a loro e che dice: guarda, mi raccomando, cambia pagina, e quindi i loro quaderni sono proprio tristi. Se il mio insegnamento si dovesse vedere dai loro quaderni, insomma, sarebbe un po'... E poi ci sono tante pubblicazioni come questa, che è dedicata alla ricostruzione della biblioteca di Aulla, in cui scrittori e scienziati raccontano del loro libro preferito, ma lo raccontano, questi sono libri volutamente divulgativi, lo raccontano appunto in un modo che possa essere raggiunto dal grande pubblico e quindi anche dai nostri ragazzi. E quindi leggere ogni tanto qualche recensione, non recensione professionale, ma di una persona che ti racconta quel libro perché fa parte della sua vita. Oppure questo, che è una sorta di vocabolario con 1001 libri da leggere prima di diventare grandi, per far scoprire a loro che magari ne hanno letto solo uno o due. Questa è della letteratura europea, quindi magari è un po' anche difficile. Oppure parlare del potere salvifico dei libri. Non so se conoscete la storia di questa Jella Lepman, che
che ha fondato la prima mostra internazionale dei libri per ragazzi nel 1946. Lei, ebrea, era dovuta emigrare a Londra, aveva lavorato per la BBC, era ritornata in Germania con questo progetto di creare un ponte di libri per riportare ai bambini tedeschi, ai figli di coloro che avevano magari diretto un campo di concentramento, di rimettere nelle loro mani dei libri colorati, dei libri per ragazzi. In questo libro si racconta i suoi appelli, si leggono le lettere che lei scriveva a tutte le nazioni per dire: se volete un mondo senza guerra, dobbiamo ritornare a puntare sui bambini, sui ragazzi. E il libro in lingua originale, il titolo in lingua originale secondo me è molto più bello, perché si intitola appunto Un ponte di libri. La strada di Iella, con il nome di battesimo di questa signora, secondo me è un po' meno incisivo, e ha fondato appunto Libby, che da anni si occupa dei diritti internazionali dei bambini a partire dalla lettura. E qui vedete questo pullman di libri che si ferma in questa Germania del dopoguerra. Oppure libri che raccontano di libri attraverso delle immagini. Qui ci sono solo delle immagini che possono un po' suggestionare i nostri ragazzi, cioè fargli vedere che ci sono i libri e tanti libri che parlano di libri. Quindi, se noi amiamo i libri, forse non siamo proprio pazzi, ecco, questo oppure anche i libri per bambini. Questo è uno dei libri su cui punta molto i nati per leggere, cioè l'idea di portare i libri ai bambini da 0 a 3 anni. Questo che associa l'idea del libro, il libro della nostra vita, è molto bello anche questo. E poi portargli le riviste. Una delle riviste più simpatiche è questa, della casa editrice Andersen, che ogni anno pubblica un annuario dove è possibile vedere quali sono tutte le biblioteche per ragazzi, tutti i concorsi per ragazzi, tutte le idee che riguardano la narrativa per i nostri ragazzi. Questo è più per gli adulti. Nella nostra scuola abbiamo organizzato un concorso fotografico, si chiamava Scatta il libro. Questa immagine si intitolava Sogni stesi, e quindi questi libri al sole. Ecco, si può fare tanto per parlare di libri, ma volevo, si può anche con degli strumenti molto più semplici di cui vi parlava Jacopo la scorsa settimana, si può anche far registrare ai ragazzi, creare in classe questa radiolettura in cui ognuno porta uno spezzone di testo letto a casa con calma con il suo telefonino, se l'è registrato, e lo porta in classe. Ecco, una cosa molto semplice, ma almeno sai che l'hanno letto. Questo non guasta, insomma. L'ultimo dettaglio pratico che vi volevo dare era quello di creare con loro un'antologia. Ritorno al discorso dell'antologia. Loro non lo sanno che questi brani sono presi dai libri, scelti, messi uno accanto all'altro. Allora, per farglielo capire, si crea qualche pagina di antologia. Io l'ho fatto un anno in una terza, l'abbiamo chiamato le pagine strappate. Loro copiavano, fotocopiavano o prendevano da internet la pagina del libro che più gli era piaciuta. Mi piace sempre dare come consegna questo: leggi il libro e portami la pagina che ti ha colpito di più. Te vedi se lo hanno letto, e soprattutto hai un ritorno emotivo dalla lettura di questo testo, che può essere passato ai compagni. Ho una collega che ha ridotto ulteriormente: leggi il testo e portami la frase che ti ha colpito di più. Ecco, quindi scelgono la pagina di un libro che per loro è significativo. Quelli che non sono abituati a leggere magari ti portano una favola di quando erano bambini, non ha importanza. Imparano a dargli un titolo, perché i titoli dei brani delle nostre antologie non sono i titoli dei libri, quindi imparano che cosa significa. Imparano il concetto di nota, nota a margine del testo, l'immagine che può corredare quel particolare testo, l'introduzione, la biografia dell'autore e così via. È un esercizio di metacognizione che funziona tantissimo, e da quel momento le antologie riescono a guardarle con occhi completamente, completamente diversi. Concludo con una struttura circolare, e cioè ritorno alla biglia. Ho scoperto in questi giorni che la penna sfera, si chiama così,
non lo sapevo francamente, sapevo perché si chiamava Penna Sfera, ma non tutta la storia che c'era dietro, perché si dice rilascia l'inchiostro da un serbatoio interno attraverso l'azione di rotolamento di una sfera metallica. E la leggenda vuole che, come Yoffo, vedendo giocare dei ragazzini a biglie, ha creato un romanzo, dalla stessa scena, e qui ritorniamo all'Accademia dei Lincei che mette insieme tutte le varie competenze, dalla stessa scena il giornalista ungherese Biro ha avuto l'idea della penna sfera, perché ha visto delle biglie che attraversavano una pozzanghera e nella scia lasciata da questa sfera ha pensato di poter utilizzare lo stesso meccanismo per creare la sua penna. Gli è andata male, lui è morto povero, ma ha venduto il suo brevetto ad un barone italiano naturalizzato francese, il signor Bic, che ha trasformato appunto questa idea in un colosso. E appunto ho trovato in un libro di Antonio Ferrara, che si intitola Abecedario letterario, la storia di Biro raccontata in modo poetico. Dice: te scrittore hai il cuore bambino, come quello di Biro, ungherese, che inventò la penna sfera, la Biro, così chiamata in suo onore, una penna che scriveva senza prosciugarsi continuamente, senza dover intingere il pennino in nessun calamaio, e la sognò, guardando dei bambini giocare a biglie in un cortile, ancora un pochino bagnato di pioggia. Ne vide le biglie scivolare in una pozzanghera e dalla pozzanghera scivolare fuori e tracciare una riga umida sull'asfalto asciutto. E tu, si riferisce sempre a noi scrittori, cammini e cammini, cerchi le tue biglie e la loro scia di pioggia, in seguito ai personaggi ascolti il loro racconto silenzioso, come un sasso levigato, lo raccogli e lo rivolti tra le dita, come io fo. Ecco, e il signor Bic ha messo nel suo logo, che da quando negli anni 40 è nato non è mai cambiato, è uno scolaro francese in divisa, ma che ha appunto nella sua testa proprio questa biglia. Ecco, per concludere, uno dice: ma ci hai parlato di testi narrativi, di testi poetici, ma noi dobbiamo far scrivere anche relazioni, testi argomentativi. Ecco, di fronte a questa lezione, di questa conversazione che volevo tenere con voi, ho pensato che forse avrei dovuto cercare io di imitare qualcuno. Allora mi sono andata a leggere la prima delle lezioni americane di Italo Calvino, e per dirvi, per avere un'idea di a che cosa penso quando dico di imitare un testo, Calvino, in questa lezione su cui avrà studiato tantissimo, la prima lezione, quella sulla leggerezza, inizia parlando di sé e dice: guardate, io queste cose che ora vi racconterò prima le dico a me stesso e poi a voi. E poi comincia con una metafora. Lui non usa la biglia, ma usa la metafora dei fili. Continuamente prende un filo e lo rilascia, prende un altro filo e lo rilascia. E alla fine conclude con una storia, e quindi è per quello che vi ho portato la storia di Biro e della sua biglia. Ecco, ovviamente nessuno di voi, anche perché ovviamente non sono Calvino, ma nessuno di voi ha pensato, dice, ma questa fa la stessa lezione che ha fatto Calvino. Per dirvi che questa idea dell'imitare un trucco d'autore è un bastone a cui i nostri ragazzi si appoggiano molto, ma pian piano imparano ad appoggiarsi solo quanto basta, e poi, come funziona con la bicicletta senza rotine, vanno da soli. E vanno da soli, ho scoperto in questi giorni, per 2 chilometri, perché la Biro è scientificamente dimostrato che scrive per 2 chilometri. Quindi buona scrittura. E ora poi lascio lo spazio, scusate, sono arrivata un po' sul gong, se qualcuno vuole fare domande, però vi avevo scritto una dedica dedicata a tutti coloro che nella nostra vita aprono libri che non chiuderemo mai, che è il modo in cui abbiamo concluso il libro che raccoglieva tutte le storie degli anziani di cui vi parlavo all'inizio. Il testo era un passo sulle nuvole, e vi ringrazio.
grazie davvero a Samuela che ci ha fatto vedere come si può appassionare i ragazzi alla lettura. Lo diciamo tutti, io ho dei nipoti, i nipoti non sono allievi, non sono studenti, ma io le avevo provate tutte, con risultati drammatici. L'esperienza della frustrazione è l'esperienza comune, vero, degli insegnanti di ogni ordine e grado, ma questo che ci ha prospettato Samuela mi pare veramente un modo molto affascinante. Io avevo una domanda, una domanda un po' banale, ma banalottina, ma con che classe si fa una cosa così? Cioè, quello che io ho cercato di spiegarvi è un metodo, un approccio alla lettura e alla scrittura, quindi è il tipo di testo, il tipo di analisi che si fa su quel testo, se i trucchi di autore glieli diamo noi o li facciamo cercare a loro, che fa la differenza tra le varie classi, è questo. Questi esempi erano di una terza media, però potete provare anche con una prima appena entrano a scuola, cioè è un modo per rompere il ghiaccio, per far capire che la scrittura non è nostra nemica, che la lettura non è nostra nemica, fanno parte della nostra cultura, della nostra ricchezza e come tali dobbiamo trasmetterglieli, ecco, non devono far paura. Perché tutti possiamo scrivere, poi qualcuno è più portato di altri, questo fa parte del gioco, però noi dobbiamo mettere tutti nelle condizioni di pensare che in qualunque momento si ritroveranno soli davanti a un testo da scrivere. Gli amici non sono un amico che ti viene a casa e ti fa il tema al posto tuo, uno che ti dà il quaderno, noi abbiamo lo scuolabus che porta ragazzi a scuola, quindi questo passaggio dei quaderni sullo scuolabus è fenomenale. Quindi l'amico non è colui che ti fa copiare il testo, il genitore che si mette accanto a te, ma sono i libri. Cioè i libri sono già lì, sono contemporaneamente, vi dicevo, testo e manuale per scrivere. E potete fargli fare questo esercizio anche a sorpresa, a partire dai testi che loro vogliono. Cosa ci trovi in questo testo? E guardate che i ragazzi la qualità la percepiscono. Quando in un testo trucchi non ce ne sono, se ne rendono conto. E allora però, per fargli capire che i trucchi ci possono essere ovunque, si fanno aprire a caso gli incipit, perché qualunque autore, anche l'ultima novità editoriale che non ha alcun valore, ma solo un valore commerciale, non un valore culturale, qualunque autore cura la prima pagina, perché dalla prima pagina, come dalla quarta di copertina, si stabilisce il compratore, quindi... Io credo, come diceva la signora, che la prossima volta potete confrontarvi su questo, sui concorsi, i premi, che possono aiutarci a lavorare in classe, non qualcosa che si aggiunga alla didattica, ma che ci aiuti a fare didattica. Ci sono tanti concorsi, ad esempio a me è sempre piaciuto questo, che non riguarda proprio strettamente la lingua perché è la creazione di un segnalibro, però se si parla di segnalibri, e l'anno scorso la mia scuola è arrivata prima, cioè a livello nazionale una ragazzina si tratta di disegnare un segnalibro su questi cartoncini che vengono mandati gratuitamente, e quindi già questo, se conosciamo la realtà delle nostre scuole, avere un supporto che ha una sua dignità gratuito, insomma, anche questo aiuta, e aveva intrecciato dei fili di lana, e sopra i fili di lana aveva scritto i libri, un intreccio di parole, e ha vinto il primo premio, e oltre a tanti libri che sono arrivati alla scuola, e quindi è sempre un arricchimento, vengono stampati i segnalibri in 500 copie, quindi possono essere distribuiti a tutte le persone che si conosce. Questo è il premio Andersen, e ecco, penso che la prossima volta vi potrete confrontare
confrontare anche su questi premi, perché ognuno di noi magari ne conosce qualcuno che non necessariamente tutti noi abbiamo il tempo di conoscere tutto, e credo che questo possa essere interessante, perché appunto il bello di questo corso e dell'ultima lezione, che mi sembra sia stata un'ideazione di Roberta Cella, credo che abbia un valore aggiunto, perché dicevo prima a Roberta, nella scuola elementare sono previste tante ore di programmazione, di progettazione, ma questo nella scuola media, a parte alcuni rari casi, ma manca che nel nostro orario sia previsto questo, e quindi questi momenti di confronto sono ulteriormente preziosi, anche su questioni magari più piccole, però importanti, perché per offrire ai ragazzi ogni tanto qualcosa di diverso. Allora, ne approfitto per ricordarvi che il 16 aprile abbiamo l'appuntamento conclusivo e per sollecitare chiunque di voi avesse voglia di parlare di una propria esperienza didattica. Se sì, per favore scrivetemi in modo da poter fare un calendario minimo dei lavori del 16. Allora vi ringrazio i relatori di oggi e arrivederci al 16 aprile.